dividere nel modo giusto la parola della verità. Questo è il primo di una serie di incontri, di una serie di video su questo tema, dividere nel modo giusto la parola della verità. In pratica partiamo da 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 15, un versetto che è stato molte volte frainteso. Dice questo versetto, 2 Timoteo 2, 15. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio, che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità. L'ultima versione cattolica, per esempio, dice che dispensi nel modo giusto. In realtà non si tratta di dispensare, molte volte è stato letto questo versetto come predicare la parola in modo giusto, altre volte è stato visto come vivere quel che si predica. In realtà l'originale dice proprio questo, tagliare, il verbo è inequivocabile. Dobbiamo imparare, dice l'Apostolo Paolo, a tagliare, dividere nel modo giusto la parola della verità, la parola di Dio, la Bibbia, per non essere confusi. Cominciamo a vedere allora alcune cose, come si divide nel modo giusto la parola della verità. Cominciamo riferendoci, utilizzando le prime 3 preposizioni italiane, per memorizzare meglio. Le prime 3 preposizioni, di, a, da. Cominciamo a dividere allora riflettendo su queste preposizioni. Di, a, da. Dobbiamo domandarci, quando leggiamo un brano, studiamo un brano della Bibbia, di chi è questo brano? E su questo non abbiamo dubbi, la risposta è sempre una sola, di Dio. Da Genesi all'Apocalisse ogni brano è parola di Dio, quindi è di Dio, è Dio che l'ha voluto, che ha voluto darci questo messaggio, da Genesi ad Apocalisse. Domandiamoci poi a chi viene rivolto questo brano. Allora, è sempre di Dio. A chi viene rivolto? A questo punto, anche riferendoci a 1 Corinzi 10, versetto 32, possiamo dire che l'indirizzo di un brano può essere in 3 direzioni. Può essere indirizzato un brano agli ebrei, può essere indirizzato alla Chiesa, oppure può essere indirizzato ai gentili. Gli ebrei sono il popolo di Dio, Israele. La Chiesa sono i nati di nuovo, è il corpo di Cristo, la comunione di tutti gli esseri umani che hanno accettato la grazia di Dio e per fede in Cristo Gesù hanno accettato il perdono gratuito e la vita eterna gratuita, senza opere, solo per fede. Hanno accettato di considerarsi morti in Cristo sulla croce e risorti con Lui e in cielo con Lui. Hanno accettato questa vita eterna. Stiamo aspettando il ritorno di Cristo tutti insieme per la piena realizzazione di questa vita eterna. E intanto annunciamo il Vangelo su questa terra, in questa attesa. Ma non è una religione la Chiesa, non è la religione cristiana, nessuna religione cristiana. È la comunione, l'insieme di tutti i veri credenti, nati di nuovo. Quelli che per fede hanno accettato il sacrificio di Cristo come avente valore per sé e la sua resurrezione, il suo perdono e la vita eterna. Allora, un brano della scrittura può essere rivolto a Israele, agli ebrei, alla Chiesa, oppure a chi non è né ebreo né vero credente, a chi non appartiene al popolo di Israele, a chi non appartiene alla Chiesa, tutti gli altri li chiamiamo gentili. Allora, bisogna chiedersi, quando leggiamo un brano, a chi è rivolto. È rivolto agli ebrei, è rivolto alla Chiesa o è rivolto a tutti gli altri? Perché questo ci porterà a non essere confusi. Se noi prendiamo un brano rivolto agli ebrei e lo leggiamo come se fosse rivolto alla Chiesa, abbiamo un po' di confusione. Certamente, se un brano è rivolto agli ebrei, è comunque parola di Dio. Noi abbiamo da imparare tantissime cose. Prendete la lettera agli ebrei. Noi abbiamo da imparare tantissime cose dalla lettera agli ebrei, è parola di Dio. Però sapendo che è rivolta agli ebrei, comprendiamo anche perché si parli nella lettera agli ebrei tantissimo di sacrifici, di sommo sacerdote, di tabernacoli, eccetera, eccetera. Si parla, perché si parla di queste cose? Che per i gentili non sanno niente di queste cose, ma gli ebrei sanno tutto. Allora la lettera è rivolta agli ebrei, si parla di tutte queste faccende e si risponde. C'è un solo sommo vero, sommo sacerdote, Cristo Gesù, che una volta per sempre ha compiuto il sacrificio. Allora, alla luce della cultura degli ebrei, si spiega la cultura della Chiesa. Quindi noi oggi abbiamo da imparare tantissime cose, però dobbiamo ricordare che la lettera è indirizzata
agli ebrei, così non siamo confusi. Lo stesso la lettera di Giacomo è indirizzata agli ebrei, alle 12 tribù della dispersione. Se ci rendiamo conto che la lettera di Giacomo è agli ebrei, risolviamo tantissimi problemi come quello delle opere. Giacomo voleva veramente tranquillizzare gli ebrei sul fatto delle opere. Molti ebrei, lo vediamo anche dalla lettera ai Galati, si domandavano: ma le opere prima erano tutto per noi, adesso sono sparite. E Giacomo si preoccupa di informare gli ebrei che le opere sono comunque importanti. È vero che oggi siamo salvati per fede, non per opere. La grazia di Dio gratuitamente ci dà il sacrificio di Cristo e solo accettando e credendo siamo salvati. Questo è vero, ma Giacomo dice: attenzione cari ebrei, le opere sono comunque estremamente importanti, assolutamente importanti. Dice Giacomo: la fede senza le opere è morta. Non esiste, quindi state tranquilli, cari ebrei, la fede senza le opere non esiste, è morta, le opere sono importanti, certo non servono più per la salvezza, ma se non ci sono non c'è neanche la fede, quindi è un ragionamento chiarissimo. E quindi gli ebrei sono tranquilli, le opere ci sono, ma in questo caso sono un frutto di una scelta, non sono più utili per la salvezza, ma sono un frutto, ma devono esserci, altrimenti non c'è stata la fede. In sostanza, se noi capiamo a chi è diretta la lettera, noi non siamo confusi. Ci sono brani rivolti alla Chiesa, brani rivolti a Israele, brani rivolti a tutto il mondo, a tutto il resto. Quindi bisogna imparare a capire il brano che stiamo leggendo a chi è rivolto. Il brano che leggiamo è sempre di Dio, parola di Dio. Può essere rivolto a chiesa, ebrei o gentili, e poi ci domandiamo da chi è pronunciato questo brano. Può essere pronunciato direttamente da Dio, ma può anche essere pronunciato da Satana. Prendete Genesi 3, e ci sono dei brani in cui Satana dice chiaramente: no, non è vero quello che dice Dio. Voi non morirete, per esempio, non morirete affatto. Sono brani che, se li leggiamo fuori, se non capiamo che li ha pronunciati Satana, noi non capiamo niente, cioè dobbiamo capire che è stato Satana a pronunciare, magari facciamo il contrario, cioè li valutiamo come pronunciati da una persona avversaria di Dio. I tre amici di Giobbe, per esempio, anche loro, dice Dio alla fine, non hanno parlato secondo verità, i primi tre amici di Giobbe. Se leggiamo quello che hanno detto, ci sono delle frasi che sembrano bellissime. In realtà Dio dice: non è quella la verità. Allora attenzione a chi, da chi è pronunciato il brano che stiamo leggendo. Può essere Dio, può essere Satana, possono essere uomini. Possono essere uomini buoni o cattivi, uomini ispirati da Dio o no, o ispirati da Satana. E quindi, sapendo chi pronuncia queste frasi che stiamo leggendo, possiamo regolarci e non siamo confusi e capiamo bene che cosa quel brano vuole dirci. Allora, per il momento vediamo questi tre modi per dividere la parola di Dio. Nelle prossime lezioni vedremo tanti altri modi. Uno molto importante sarà quello delle dispensazioni, cioè dei tempi, le epoche. È chiaro che nella scrittura, da Genesi ad Apocalisse, si sviluppano diverse epoche. Se parliamo dell'epoca della legge, dell'epoca di Mosè, avremo determinati criteri di lettura, perché l'epoca della legge comportava dei sacrifici, descrizioni dettagliatissime su che cosa fare durante i sacrifici, eccetera, una legge molto precisa con delle punizioni. Se parliamo del periodo della grazia, se leggiamo dei brani del periodo della grazia, quella che stiamo vivendo, allora il sacrificio è quello di Cristo, oggi c'è il sacrificio vivente dei credenti, che è il frutto dello Spirito, quindi i criteri di lettura saranno completamente diversi. Molte volte si prende tutta la Bibbia per noi, per me, per quest'epoca, non è così, bisogna sapere bene dove, in quale epoca, dispensazione collocare il nostro brano per non essere confusi. Questo quindi lo vedremo la prossima volta. Per qualsiasi domanda, per qualsiasi considerazione, potete sempre scrivermi a questo indirizzo, caracalpachi@libero.it. caracalpachi@libero.it. Scrivetemi per qualsiasi cosa, per qualsiasi considerazione. E grazie per la vostra attenzione.